scheda si è classificata prima nell'ambito dell'informazione scientifica multicanale alla quarta edizione del premio delle eccellenze per l'informazione scientifica e la centralità del paziente. Il progetto vincitore si chiama IBD Point LinkedIn Showcase. Di che cosa si tratta? Allora, buongiorno a tutti. La showcase di LinkedIn IBD Point è un progetto nato circa 3 anni fa ed è rivolto a medici, operatori sanitari del settore e a pazienti con lo scopo di fare informazione e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle malattie infiammatorie intestinali, malattia di Crohn e rettocoliti ulcerosa. I post trattano argomenti di generale e quindi spaziano dalla comunicazione medico-paziente alla vita lavorativa, alla vita sociale, alla vita familiare e anche, diciamo, all'impatto dello stile di vita del paziente e dei fattori ambientali sul decorso della patologia. Oggi BD Point è una community di circa 3.500 persone che quindi possono informarsi, condividere e commentare tutto ciò che viene postato. Per darvi un po' di numeri, di dati, noi abbiamo ad oggi più di 8 milioni di visualizzazioni e circa 12.000 interazioni, quindi dati proprio che sottolineano il gradimento della pagina da parte dei fruitori. Come ha percepito Takeda Italia il fatto che i medici italiani abbiano scelto proprio questo progetto come eccellenza dell'informazione scientifica in ambito multicanale? Sicuramente Takeda Italia è molto orgogliosa di aver ricevuto questo premio, in quanto rappresenta il riconoscimento dello sforzo e appunto dell'impegno di Takeda, che punta molto sulla tecnologia e l'innovazione in ogni ambito, anche in quello dell'informazione medico-scientifica. E soprattutto orgogliosa perché si sottolinea quanto il lavoro sia volto sempre di più poi ad affermare la centralità della vita del paziente. Caratteristica che poi è alla base del premio che ci è stato appunto riconosciuto. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di Takeda in tecnologia ed innovazione. Cosa significa per voi? Allora, sicuramente Takeda mette a disposizione elevate competenze e capacità nell'ambito della biofarmaceutica e del digital health, con l'obiettivo proprio di garantire un futuro in cui l'accesso alla salute sia basato su trattamenti all'avanguardia per i pazienti ancora oggi privi di soluzioni terapeutiche adeguate. Ma parliamo anche di servizi di home therapy, programmi di supporto ai pazienti e sistemi digitali innovativi.